Una questione che mi ha sempre dato un po' di problemi. Oggi voglio parlare di quella questione che tante volte a noi batteristi e a noi musicisti, secondo me funziona per tutti i musicisti questa cosa, del fatto di dire: cacchio, ho studiato tanto una cosa, sto studiando tanto questo, ho fatto quel fill, ho studiato quella tecnica e ancora non riesco a metterla in pratica. Perché di sta cosa che ci fa incavolare tantissimo? Quindi oggi non è che vi voglio dare la soluzione della vita, dopo questo video no, però vi voglio un attimino dire la mia, voglio dirvi il mio punto di vista. Ma prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, di andare sui miei social Instagram e Facebook e di leggere l'articolo qui sotto in descrizione sul sito Gastube. Dicevamo, allora, dal titolo cosa avrete capito? Niente, ovviamente. Avrete detto: che cavolo di video fa Luca oggi? Allora, questa qua è una frase che mi è stata detta da Furian quando andavo a lezione all'inizio, i primi anni di accademia. Furian una volta ci disse: prendi l'arte, mettila via, cioè buttala. All'inizio ci siamo guardati con i miei compagni e abbiamo detto: ma che cavolo sta dicendo? Poi in realtà col tempo pian pianino abbiamo capito cosa voleva dire, abbiamo capito, poi lui ce l'ha spiegato comunque cosa volesse dire. E in pratica che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire: studia tanto, però poi dimenticati delle cose, cioè nel senso non forzarti a fare niente, le cose devono venire da sé. Molti di noi, me compreso, tante volte ci facciamo del sangue magico, ci preoccupiamo tantissimo, beh, diciamo, cioè studiamo e poi tante cose non riusciamo a metterle in pratica subito e ci innervosiamo. Io mi ricordo quando studiavo la push and pull, ci ho messo tanti mesi, ci ho messo veramente tanti mesi ed ero proprio da Furian e gli dicevo: cacchio Max, non riesco a fare sta roba, cioè che cavolo devo fare? Perché io volevo usarla, volevo utilizzarla, ma non ce la facevo. E lui mi diceva: vai tranquillo che poi ti viene, non ti preoccupare. Impreoccupatissimo. E effettivamente comunque dopo qualche mese devo dire che continuando a studiare questa tecnica mi è venuta. E quindi ho fatto un attimo mente locale e ho detto: ma allora aspetta, come funziona questa cosa? Nel senso, quando è che posso cercare di usare una tecnica? E in realtà ho capito, forse, che non ci dobbiamo forzare mai. Adesso io vi sto parlando della tecnica più che altro perché, come avete visto, sono usciti tantissimi video sul canale dove vi parlo delle tecniche, dove vi ho parlato della push and pull, dove vi ho parlato della mule, dove vi ho parlato di un sacco di cose, di polsi, dita, eccetera. Quello che voglio dirvi oggi è: studiate queste tecniche, però non vi preoccupate, dato che ogni tanto mi scrivete e mi dite: non riesco a mettere in pratica questa cosa. Allora raga, quando studiate non vi preoccupate, studiate tanto una cosa, studiatela il più possibile e poi verrà. Solo che la nostra mente, il nostro corpo ha bisogno di tempo per assimilare certe cose, quindi finché non le ha assimilate lui non le usa. Le tecniche non dobbiamo per forza utilizzarle subito, nel senso, studiamo oggi la push and pull, domani studiamo la push and pull, dopodomani deve venirci. Non è così, perché noi dobbiamo abituare il nostro corpo e soprattutto abituare la nostra mente, perché è la nostra mente che dice al corpo quello che deve fare. So che sembra una cosa psicologica difficilissima, però è così raga. Quindi quello che dobbiamo riuscire a far fare alla nostra mente è di non dover più pensare: ok, qui uso questa tecnica, ok, qui uso l'altra, perché sennò diventa impossibile. Dobbiamo abituare la nostra mente e ovviamente poi con la tecnica abituare anche il nostro corpo, abituare i muscoli, perché per fare alcune cose, ad esempio coi polsi molto velocemente, abbiamo bisogno di allenare certi tipi di muscoli. Per fare cose con le dita abbiamo bisogno di allenare le dita. Questo video so che sembra tra virgolette stupido, so che sembra che non vi dica nulla, però secondo me è una cosa da tener conto tantissimo, perché sennò quando studiamo rischiamo di perdere la voglia tante volte in quello che facciamo, e invece deve essere proprio il contrario, cioè nel senso noi dobbiamo cercare di pensare: cacchio, adesso devo spaccare tutto perché devo riuscire a farmi venire quella tecnica, però senza forza. Perché se no, se forziamo, come sempre, come con i polsi, se noi con i polsi forziamo ci viene la tendinite, quindi il nostro corpo se forziamo troppo ci dice: oh, cosa stai facendo, calma. Se noi studiamo una tecnica, se noi studiamo un feel, se noi studiamo un groove, il nostro corpo finché non è perfettamente tranquillo non riuscirà a farlo. Quante volte vi sarà capitato? A me mille, capita ancora tra l'altro, che vado a suonare live, dico: cacchio, ho studiato quel feel fighissimo, bello, adesso ve lo faccio sentire in 32esimi con le sestine in mezzo, e poi lo faccio e faccio una cavolata pazzesca e a rischio di farci figuracce. Lì è perché probabilmente non ce l'ho ancora nelle mani, il mio cervello o la mia tecnica delle mani o che ne so ancora non riesce bene a far stare quel feel che voglio fare all'interno di una certa canzone. Pensate, ecco, ultimo esempio, pensate anche sul tempo. Il tempo è proprio l'esempio lampante, cioè il fatto di sentire il tempo in un certo modo o in un altro non è tanto tecnica. Ok, più abbiamo il controllo nelle nostre mani più suoneremo a tempo, diciamo, però la percezione del tempo è solo una cosa mentale. Io ad esempio non riesco
riesco a sentire delle sfumature sul tempo che magari Golino riesce a sentire, o i grandi batteristi riescono a sentire, come un ragazzo alle prime armi non riesce a sentire il tempo come lo sento io. Perché? Perché è molto una questione mentale. Per quanto riguarda il tempo, prima dobbiamo andare ad abituare la nostra mente e poi allora andremo ad abituare i nostri arti, le nostre mani, che ne so, cioè, però tutto il resto. Spero che questo video vi sia stato utile, non lo so, io adesso proverò a montarlo e vedo che cavolo esce fuori, perché ho parlato un po' a ruota libera oggi, ho detto un po' le cose così come mi vengono in mente, quindi non è che ci fosse proprio una scaletta bella definita. Boh, vabbè, speriamo che questo video possa essere utile per qualcuno, quindi mi raccomando ragazzi, non vi preoccupate, studiate, ma tranquilli, prima o poi vedrete i risultati. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace qui sotto, andate sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!